Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati al Best Mod 2022. Oggi ci occupiamo dei trattori grandi. È stato un pochino difficile riuscire a trovare 5 mod diciamo da portare, perché la categoria trattori grandi forse è quella che pecca un pochino di più, a mio parere. Ci stanno trattori che già esistono nel gioco, oppure trattori di vecchie generazioni rispetto a quelli che già abbiamo. Che ne so, ci sono una marea di 8R magari più vecchi, però sapete che io qua su questa classifica tendo a dare la precedenza a mezzi, attrezzi, eccetera eccetera, che non ci sono nel gioco base, perciò che vanno a dare una completezza al gioco. È per questo che ho scelto determinati trattori rispetto ad altri, ma vi ricordo sempre che questa è una classifica assolutamente soggettiva. Scrivetemi voi qua sotto nei commenti quali sono invece i vostri 5 trattori grandi preferiti su Farming Simulator 22 in questo appunto 2022. Poi ci saranno quelli del prossimo anno, ma iniziamo e cominciamo. Voglio subito iniziare con il case IH Optum Tier 4B. Fantastico. Di base non c'è questo trattore, abbiamo il Maxum, il Magnum e lo Steiger Quadract. Quindi questo tipo di trattore va ad inserirsi nel gioco e a completare la gamma case. Poi questa è una mod spettacolare che va da 250 fino ai 300 cavalli, quindi il modello 250 CVX, 270 CVX, 300 CVX è spettacolare. Anche questa mod qua è stata ovviamente riempita di dettagli, luci interiori, cioè all'interno della cabina. Interiori, interne, ecco, non viene alla parola, grazie regia, sempre pronta, luci interne, una marea di roba, insomma. E come vedete ci sono anche varie colorazioni, eccetera, eccetera, una mod che io vi consiglio caldamente. Poi, Class Xerion 3000 Series di Smithy, questo class è quello un pochino più vecchio, quello prodotto dal 2007 al 2013. È un peccato che Giants non abbia inserito il Class Xerion 3000, quello diciamo nuovo, nel gioco di quest'anno, ma possiamo compensare la mancanza di Xerion appunto con questa fantastica mod di Smithy. Guardate che roba, guardate che gioiellino, fino a 379 cavalli di potenza. Perciò, che siate amanti della classe o meno, questa mod deve esserci nelle vostre partite. E a proposito di Smithy, è come non mettere il New Holland 70 Series, che appunto ha anche la livrea e la configurazione G240 Fiat Agri. Bellissimo. New Holland, Ford e Fiat Agri. 3 livree per un unico trattore che però, diciamo, è potenza, spettacolo, affidabilità. Non lo so, chi più ne ha più ne metta. Questo assolutamente 5 stelle e download immediato se ancora non l'avete fatto. Un'altra grave mancanza secondo me del gioco base è il Deutz Fahr Series 9. Ci abbiamo di default, se non erro, il 7 e l'8, come dicevano Figaro e Picone, ma non ci abbiamo questo fantastico Serie 9. Ed è venuto appunto Red Cat 3D incontro alle nostre esigenze con questa bellissima mod che ci permette di avere il 9290, il 9310, il 9340 più il 9340 Varior da 290 e 340 cavalli nelle nostre partite. Quindi finalmente abbiamo anche la possibilità di guidare questa bestiona che il gioco base non ci dà la possibilità di guidare. Bella, bella, bella. E infine un altro trattore che non c'è nella gamma di default, questa volta parliamo di casa Fendt 900 Favorite Vario, prodotto fino al 99, quindi parliamo della vecchia generazione. Questo pacchettino qui contiene trattori dai 160 ai 260 cavalli, quindi anche questa potrebbe stare benissimo in piccola, in media e in grande. Per quanto riguarda la categoria, la mettiamo in grande perché la Giants di default l'ha messa, cioè sul modab l'ha messa in trattori grandi. Come può mancare, amici fendisti, ma anche non fendisti, raga, come amici amanti dei trattori,
come può mancare questa mod nelle vostre partite? Un sipole e quindi Fend Favorite 900 Vario. E anche per oggi abbiamo finito. Fatemi sapere nei commenti, come vi avevo già detto, che cosa ne pensate di questa classifica. Se voi invece avreste messo altro, insomma, scrivete. Io ringrazio come sempre tutti voi. Lasciate un bel mi piacetto, che per me è fondamentale, è vitale. Ringrazio gli amici abbonati, Anima, Vita e Cuore del canale, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!